Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, veramente anch'io vorrei ringraziare sinceramente Valeria Fedeli per questa importante occasione. Grazie Valeria per averla organizzata. E questo avviene a poche settimane dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul. Ringrazio Valeria e attraverso di lei tutte le parlamentari per l'impegno e la determinazione con cui hanno, diciamo, abbiamo, ci metto anch'io, aggredito, se posso usare questo verbo, dirlo, se forse lo posso usare, penso che ci stia, il tema della violenza contro le donne in questo inizio legislatura. Per quanto mi riguarda, questo è uno degli elementi più positivi del bilancio che faccio dei primi 6 mesi di presidenza. È un segno di vitalità, di sana trasversalità delle Camere e credo che non sia estranea a questa vitalità il fatto che nella legislatura attuale in Parlamento sia una percentuale di donne così alta, mai toccata qui. Io credo che faccia veramente bene all'istituzione che ci siano più donne, fa proprio bene all'istituzione, fa proprio bene al Paese che ci siano più donne. Perché questo è un dato che ci apre una finestra, una dimensione nuova, come ha fatto bene il Paese, ha fatto molto bene il risveglio che le donne italiane e i loro movimenti hanno conosciuto in questi ultimi anni. Io ringrazio le tante donne che sono qui per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto in questi ultimi anni. E se oggi io, una donna, mi parlo da Presidente della Camera e anche perché c'è stata questa azione, questa nuova onda che le istituzioni non hanno potuto indicare, che le istituzioni hanno dovuto registrare. Ecco, noi siamo qui per esaminare e sviluppare uno degli aspetti più rilevanti della Convenzione di Istanbul, cioè quello del ruolo dei media. Però vorrei anche dire, prima di arrivare ai media, che è necessario, per dare senso a questa approvazione, che il governo vari al più presto i decreti attuativi. Perché è necessario perché solo attraverso le risorse economiche, materiali e necessarie a finanziare quegli interventi noi daremo senso alla Convenzione di Istanbul, che altrimenti rischia di diventare una bellissima scarpa, ma senza chiave. E la chiave sta nella scelta politica, cioè di destinare risorse a quanto stabilisce la Convenzione stessa. Chiaramente gli obiettivi della Convenzione non li raggiungeremo e non saremo capaci di farli vivere se non anche attraverso i media, che entrano sempre di più concretamente nelle nostre vite. E questo è un lavoro da fare insieme. Nella diversità dei ruoli sia ben chiaro che non ci siano misunderstanding, senza nessuna forzatura, senza alcuna volontà censoria, non siamo qui per questo. La convenzione ne parla di questo tema, del rapporto di vita, ne parla con chiarezza e dice che tra i valori da rispettare ci sono anche l'indipendenza e la libertà di espressione dei media. Oggi siamo qui appunto per fare una riflessione e per mettere a confronto diversi punti di vista, per capire se e come l'informazione effettivamente possa aiutare la società italiana a maturare una maggiore consapevolezza sull'insostenibile, l'insopportabile gravità della violenza contro le donne e se per portare questo aiuto alla società che il sistema mediatico non debba anche fermarsi un attimo a ragionare sui temi e sugli stessi meccanismi di funzionamento, come diceva il Presidente Grasso, sui riflessi condizionati della professione giornalistica. Mi limito a fare 2 o 3 esempi, perché peraltro ce ne saranno molti dopo, per cui mi limito a questo. Il giornalismo italiano ama la parola emergenza, ama questa parola. L'ho visto in anni e anni di lavoro in ambito di immigrazione e di asilo, arrivavano i migranti, era emergenza, non ho
nonostante, non so, ci fossero centinaia di migliaia nei paesi confinanti e l'Italia ne arrivassero alcune migliaia, in Italia c'era l'emergenza, era sempre, costantemente l'emergenza. Per quanto ci riguarda su questo tema, quotidiani, radio e TV continuano a parlare di violenza, ma io però avanzo un dubbio, è davvero un'emergenza la violenza contro le donne, come ogni volta viene definita ogni femminicidio, ma è un'emergenza, intendiamoci sulle parole, è un'emergenza se con questa parola noi vogliamo definire qualcosa di gravissimo, è una cosa molto grave, è gravissimo. Ma non è un'emergenza se noi intendiamo un fattore sopraggiunto, un fattore nuovo, inaspettato. Perché non è un'emergenza? Perché più del 70% di quelle donne che sono state uccise avevano denunciato. Allora come si fa ostinatamente a dire emergenza quando era tutto scritto, era stato tutto detto già, tutto, ma quelle donne non erano state ascoltate. Quelle donne non avevano avuto quell'assistenza necessaria, avevano denunciato. Ecco, un'altra cosa che trovo veramente difficile da comprendere è come si possa ancora parlare di raptus di Gerusalemme. Un'altra cosa che dicevo spesso. Ecco, questo non va bene perché, vedete, questo nega il carattere drammaticamente strutturale del femminicidio, della violenza, il carattere ordinario, il carattere familiare della violenza, lo nega, non lo vuole ammettere, allora c'è il raptus, no, sono anni che quella donna viene trattata in quel modo, sono anni che si perpetua quella violenza, allora perché non prenderne atto anche nel modo di rappresentare questo? E ci nascondiamo dietro il raptus. Gli stereotipi, è stato già detto dal Presidente Grasso, chiaro che non sono un problema principalmente dell'informazione, perché anche la pubblicità non scherza, ci sono certi spot, e io che ho anche esperienze, come dire, fuori dai confini nazionali, che quando li vedo penso sempre, ma questo spot sarebbe messo in onda in un altro paese? Nel Regno Unito verrebbe messo in onda questo spot? La domanda, e la risposta è sicuramente no. Uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma sta in realtà. Guardate, merita una riflessione questo. E ancora di più gli spot in cui vediamo che il corpo della donna viene usato per pubblicizzare che cosa? Viaggi turistici, yacht, automobili, computer, ma in quale altro paese questo verrebbe tollerato? Questo, vabbè, merita un capitolo a parte, quello della pubblicità, un altro tema di incontro, però vale sempre la pena tenere presente questo cortocircuito, perché anche l'informazione poi ci mette del suo, anche gli stereotipi. L'esempio che faccio è da dare l'esperienza diretta, ma credo che riguardi molte donne, non solo me. La settimana scorsa, in un pezzo dedicato da un quotidiano al bilancio della Camera dei Deputati, era una notazione, peraltro una notazione neanche fondata, ma lasciamo perdere, sull'aumento della spesa per la pulizia dei locali della Camera. E così proseguiva l'autore dell'articolo, quote, cito: si vede che ora a comandare lì, alla Camera, è una donna. Io posso interessarmene, posso riderci sopra con voi, ci facciamo due risate su questa considerazione. No, sì, facciamo delle pure due risate. Ma poi soffermiamoci un attimo, perché le parole sono macigni. E perché chi scrive lavora con le parole? Allora, a me pare che attraverso queste frasi parli una resistenza culturale che fa male a tutte le donne e alla società nel suo insieme. Se una di noi arriva alla presidenza della Camera, il massimo che può pensare di saper fare è essere una donna, il massimo
quello di tenere ben pulite le sale della capra. Allora ditemi voi come dobbiamo prepararci, un quotidiano, ma un quotidiano nazionale. Credo che lavorare al superamento di questi stereotipi sia un buon compito per l'informazione italiana, non che sia io a darlo, ma credo che veramente ci sia bisogno. E aiuterebbe in questa direzione anche la valorizzazione delle capacità scientifiche, culturali, professionali delle donne, quando l'informazione chiama, si rivolge agli esperti. Guardiamoli questi talk show hanno sempre molti esperti maschi. Allora, dove sono le esperte femmine, le donne, no? Io penso che la par condicio, e beh, la par condicio si vede anche da questo, cioè perché le esperte donne non se ne vedono così tante nei talk show televisivi? Perché non ci sono? A me risulta che ci siano, eppure vengono lasciate da parte. Ecco, io penso che questo sia un grande limite, perché la par condicio tra i generi in TV, sui contenuti, perché mettere in onda donne esperte, autorevoli, è un modo per prospettare alle ragazze, alle giovani, alle nostre figlie, un modello diverso, un modello che va ai contenuti, e questo serve alle ragazze, serve aiutarle a avere fiducia in sé, serve a dire studiate, serve a fare capire che loro possono ambire ad altro, ad essere delle esperte, e questo ti aiuta a studiare, ad applicarsi, ad andare avanti a testa alta. Per questo è importante che nell'informazione venga dato spazio anche alle donne qualificate. Un'altra cosa, quanto tempo, 5 minuti, ma questo è uno dei temi, come capite, che mi sta più a cuore. E non è un puntiglio, richiedere che il linguaggio sappia adattarsi all'evoluzione del costume. Il linguaggio dovrebbe saperlo fare e l'informazione dovrebbe essere apripista in questo. Allora, se una giudice chiede di essere chiamata la giudice, se una ministra chiede di essere chiamata la ministra, se una presidente della Camera chiede di essere chiamata la presidente, perché lo facciamo? È per affermare che la vita ha più di un genere, ha più di un genere. Maschile per certi lavori, non c'è più una normalità maschile della quale noi tutte saremmo provvisoriamente delle eccezioni, e siccome siamo delle eccezioni il linguaggio non va toccato, perché siamo delle comete, passeremo velocemente e non lasceremo il segno. Ebbene, non è così. E quindi anche il semplice articolo dunque ha un'importanza che i giornalisti dovrebbero considerare, e non vorremmo sentirci rispondere, non più, guardate, veramente, che si usa il maschile perché è il genere largamente prevalente in certe professioni, perché nella scuola ci sono più maestre, no? Che maestre, ci sono più professoresse che professori. Ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi, la maestra, signora maestra, venga, si accomodi signora maestra, se io chiamassi il direttore Calabresi direttrice, alla terza volta mi direbbe: ma scusi, lei è un problema, lei è un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor presidente, ogni singolo giorno. E allora io insisto, vedete, su questo punto, sul coinvolgimento degli uomini, perché il discorso contro la violenza di genere farà un passo avanti decisivo quando smetterà di essere solo l'impegno delle donne. Non è l'esclusiva delle donne. Quando la cura del linguaggio e l'attenzione agli stereotipi discriminatori saranno a cuore non solo le giornaliste, perché me le vedo già le scene
interpretazione, quando l'attenzione ai femminicidi non è una concessione alle colleghe che rompono, ma è una esigenza manifestata, quando questo segno sarà di tutti, quando gli uomini saranno in prima fila perché si renderanno conto che è necessario insieme fare questa battaglia. Io penso anche a un'altra esperienza che ho avuto con l'Ordine dei giornalisti, con la Federazione Nazionale della Stampa, con tanti giornalisti, quello della Carta di Roma, che è il protocollo per un'informazione corretta sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, no? Ecco, anche in quel caso, allora chiedevo, io ero ad alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiedevo alla stampa di essere insieme per fare una battaglia culturale, perché in quell'occasione si diceva la parola clandestino non rende il significato profondo di chi ha lasciato un paese perché ci sono dei bombardamenti, perché ci sono delle violazioni dei diritti umani. Quella parola non funziona, è ingiusta, è fuorviante. E allora oggi il discorso è assolutamente allo stesso livello, perché sente di pregiudizi e sente di utilizzo corretto del linguaggio. Il lavoro al quale ci chiama la Convenzione di Istanbul, vogliamo farlo in profondità, se veramente vogliamo farlo in profondità, credo che anche la scuola debba essere coinvolta nel rapporto con i media, la scuola e i media. È importante che anche gli adolescenti vengano chiamati a ragionare sul modello di donna che soprattutto dallo schermo viene loro insistentemente propinato. Anche per questa via si può insegnare loro il rispetto delle coetanee ed evitare che diventino adulti violenti, perché il miglior antidoto alla violenza è il rispetto, e il rispetto si impara da piccoli, si impara in famiglia e si impara nelle scuole, in classe. Qui ci sono le competenze professionali, qui ci sono le energie civili per far crescere i nostri ragazzi, anche nella capacità di decifrare i messaggi dei media, decifrarli, smontarli, decodificarli. Anche in questo i media hanno un ruolo. Se la battaglia è culturale e se dobbiamo riparare ai guasti di un lungo periodo, io vi dico che non è mai troppo presto di partire. Grazie. Novità, se posso dirla, Luciana, l'intervento non formale dei due presidenti di Senato e Camera, contenuti che posso permettere che già abbiate un cambiamento, che non era mai successo.